Allora Carlo, sono passate 2 settimane, una settimana anzi, dalla sconfitta contro il Galles, che tipo di nazionale si ritrova? È passata la delusione per quella sconfitta che poteva essere una vittoria? Focus già sulla Francia, si pensa già alla Scozia, insomma, che tipo di nazionale si è ritrovato oggi alla Borghesiana? Ma che pensa la Francia? La Scozia è tra 2 settimane, cioè abbiamo ancora tempo. No, la delusione non passa, perché avere un qualcosina vicino e farlo scivolare tra le dita, ovvio che ti lascia la mare in bocca. Questa è una forza in più che la squadra ha per lavorare, per far bene con la Francia, perché sappiamo tutti che la Francia è un gradino in più del Galles. Guardando la partita contro il Galles di ormai 2 domeniche fa, dal punto di vista della mischia, ci sono state delle cose sicuramente positive, più quella mischia che invece abbiamo preso contro, che era il momento più importante, magari il punto di svolta della partita. Che analisi è stata fatta di quella partita anche in virtù di quello che andiamo poi ad affrontare? La Francia, non ce la nascondiamo, è una delle mischie più forti del mondo. Dopo di noi, no, scherzo. È forte, però bisogna sempre vedere con che arbitro giochi. Perché un arbitro veramente fiscale, la Francia perde molto della sua forza, perché i loro piloni incrociano, alzano, abbassano, usano l'esperienza. Se ritorniamo alla partita del Galles, a guardarla bene, tranquillamente seduti, quel calcio lì era nettamente contro il Galles, perché il pilone sinistro è incrociato e ha alzato il pilone destro. Capisco che un arbitro durante la partita, anche lui ha faticato così, ha letto in un altro modo, si accetta questa sua interpretazione, però non posso dire niente alla squadra, perché ha fatto bene tutto e per me quella mischia lì era ancora fatta bene. Ancora parlando di mischia, Castrogiovanni è sicuramente uno dei giocatori più forti al mondo, probabilmente nel suo ruolo, qualche problema contro uno compatto come Domingo lo troverà, insomma si decide anche parecchio lì il livello in prima linea. Sì, ci sono certi giocatori che soffrono altri giocatori. Vediamo un attimino noi la vecchia Ciango Nieto, chi è che non lo soffriva? Era lì, fisicamente non gli dai niente, però ha una tecnica che è veramente buona, cambia gli angoli, ti tiene basso, ha la schiena forte ed è difficile giocare contro un pilone così. Stessa cosa Domingo, è molto compatto, molto basso, delle leve corte, dunque è molto facilitato contro determinati giocatori. Però Castrogiovanni ha fatto bene anche con dei giocatori con quella tipologia lì di corporatura. Dunque bisogna arrivare lì alla partita e cercare di vincere la mischia. E Castro, se vuole, può mettersela tutta. Poi sappiamo tutti che sono 3-4 le mischie veramente importanti che non puoi perdere. Sfortunatamente a volte noi capita di prendere un ingaggio anticipato o uno stappare del nostro pilone destro che sinceramente non c'è. L'impresa di Grenoble è ripetibile? È preistorico, non so più neanche chi è che giocava, no. Speriamo che sia un'impresa di Roma, che ora.